Avremmo potuto dirvi che siamo i migliori, i più convenienti, che il nostro personale è il più qualificato e le nostre marche le più prestigiose. Ma tutto questo non dobbiamo dirlo noi. Lo dovete constatare voi visitando il nostro showroom. G8 Arredamenti per case e uffici. Via Meo Martini 126, Benevento. Telefono 0824 27 24 49. www.arredamentig8.it. Un grandissimo saluto ai tre strunzi di Maestri lì, un bacione a tutti quanti. Sempre, perché? Ma se tu giochi col Bologna, vinci 2-1, ti danno due rigori, che per noi per dare i rigori ci è voluto la mano di Cristo, vai in vantaggio e tu te la metti lo curtello come le moicane, a mezzo non i capelli. Lo curtello da mette a mezzo le dita, si fanno i capelli, sti ricchioni, no, capito? No. Si fanno i capelli come i moicani. Ma, no, ma, questo ma per no. Moicano, per essere un moicano, non devo fare un capello, devi esserlo dentro! Dentro un moicano! Chiamiamo che se tu stai in vantaggio 2-1, te la metto lo curtello a mezzo le dita e l'anze passa! Questa vittoria non ci serve, vanno a Palermo! Chi? Fanno la culata, ti fanno gol a 10 minuti! Con 10 minuti tu là una travolta vuol fare un moicano, te mette non lo curtello, te la mette la zappa a mezzo alle tinte, no. Perché la tre tacche 10 minuti dobbiamo arrivare alla fine e se cagano sotto la travolta. Ecco, dopo aver sentito questo meraviglioso extra di Semproni, aver sentito prima Semproni, io pubblicità, ti amo. Noi ci andiamo un'altra canzone bella, pastosa, dei Beatles. Questa è mai stata lì, questa è Radio Città. E questo è un cazzone. Ecco. Ale! Proprio pronto, bello servito. Così. Fatto. Nel frattempo, mentre stavamo ascoltando questo bellissimo pezzo, che te possino de Longis, c'è scritto la nostra cara amica Margherita, e scusami qui, base triste, su questa cosa di... Perché su Margherita? No. Saluta se puoi la mia amica Daniela, augurandole una rapida guarigione. Ciao Daniela. Nonostante stava male, era allo stadio. Thank you.
basta così, tanti carissimi. Non ho detto io niente che mi sono sposato, sono venuto allo stadio. Ecco, no, tanti carissimi auguroni di pronta guarigione a Daniela. Daniela anche, che se non sbaglio è una fan della pagina di Mesta di Lizia. Ovviamente, ma tutti quelli che ci stanno ascoltando, insomma, mettete mi piace e rimpinguate il già cospicuo numero di mi piace. Mugavero intanto sta scartando le paste qui a fianco, sento dei rumori. Ieri Carboni ha detto la salita è ripida ma abbiamo bei trampoli per salire. A cosa si riferiva? Si riferiva evidentemente al suo hobby, che è quello del ciclismo. No, stiamo scherzando. Diciamo che Carboni, secondo me, scusami, si va con i trampoli invece. No, ma penso che abbia usato dei... ho letto anche altra parte dell'intervista, ecco. E usa dei termini un po' più per il ciclismo e per il calcio. Ma te la potevi risparmiare sta cazzata. Ma assolutamente, la Monaca ti do tutto, insomma, hai ragione, stavolta è proprio una cazzata. Dicevamo ladri, addirittura. No, mi sembra esagerato. Carboni credo che si sia reso conto, insomma, ieri nella partita dell'ottimo potenziale, o comunque di un buon potenziale che ha il Benevento. Io l'unica cosa che spero, prima non ho interrotto Peppe Massimiliano, spero che Carboni decida più o meno qual è l'11 che deve scendere in campo e lo riproponga, salvo chiaramente l'infortunio, la squalifica, la squadra particolarmente rognosa, ma insomma alcuni elementi, diciamo 9 undicesimi per non dire di più, devono essere gli stessi per dare alla squadra una identità che spesso negli anni non abbiamo avuto, proprio perché paradossalmente avendo tanti giocatori tentavi sempre delle soluzioni diverse. Abbiamo visto negli ultimi anni invece di come hanno poi vinto i campionati quelle squadre che, pur sì, avendo quasi 11 elementi contati, andavano in campo, tiravano la carretta e sono arrivati fino in fondo. Devi una... essere onesto, né da fare una nota di merito, giusto per non sottacere la prestazione. C'entri sottaceti mo, cioè, non poi dice che non è vero. Vabbè, se quella di prima era una cazzata, questa che è una cagata pazzesca. Se l'è tolto da solo, dobbiamo mettere altra cacca sopra quelle che già. Ecco. Comunque Max, rimaniamo noi due, che è meglio. Dicevo, dopo l'ottima prestazione di Grosseto ieri, ho visto Milesi di nuovo sugli scudi. A me ha fatto un'ottima impressione, non ha tremato per un attimo, al di là, ripetiamo, di un Lecce che non ha fatto questa grande impressione, però comunque era una partita di cartello, la prima volta davanti a tanti spettatori in casa per un giocatore che praticamente è esordito tra i professionisti a Grosseto. Un conto è giocarla bene fuori casa e un conto invece davanti di nuovo con questa musica triste. Ci stavamo divertendo. Sì, no, dai, continuiamoci a divertire in qualche modo, non andiamo oltre. Ha parlato anche Moriero, insomma, diceva che sì, ha parlato inizio trasmissione dicendo quattro pappini sia gentile. Il suo campionato non finisce a Benevento, ma io più che altro volevo invece, mi sa di sì. Ah, dici? No, quello è Capuano, è che Capuano, l'hanno cacciato, poveraccio, poverino. Si è strappato anche la camicia. Anzi, no, poverino, sono contento perché, cioè, quando la Casertana perde sono contento io, così è una cosa. Scrivete, voglio rimanere a Potenza, non voglio dire a Madrid, o Milano. Ciao Ezzolino, prima scrivi un piaccia a dici che mercoledì c'è la presentazione a Tana. Allora stamattina a Salerno i giornali, sai come hanno titolato? Lombardi, Capuano lascia a casa, Lombardi, Capuano traditore perché va a Tarno, io sono mezzi pazzi, veramente io sono mezzi pazzi, e chi va a attaccare una parte, ma chi lo salvava? Chi lo salvava il Potenza? Fino al 30 giugno sei legato a Potenza. Io ti dico una sola cosa, è meglio che ti cerchi nel mondo di io ti dico una sola cosa, una cosa, dillo, che io Ezio Capuano sul campo per lei è tutto merito. Io salvavo la Potenza sul campo, non c'è che né Mourinho, né Van Gaal, né Berardi, né Asfaccini, così, giusto questo piccolo siparietto con Capuano. Da Capuano passiamo a uno che invece fa della fantasia in campo una sua prerogativa, cioè Marco Mancosu, il fantasista sardo. Ieri ci ha dato quella spinta, vorrei, che si attendeva. Vorrei un commento di De Longis sulla prestazione, sì, di no, Mancosu. No, no, tu inizia, no, facevamo un passaggio a microfoni spenti. Marco Mogavero Mancosu ieri come ha giocato? Allora, io ho mandato durante la partita, prima che Mancosu facesse il gol, un messaggio a Massimiliano, che solitamente lui è pro Mancosu, io non contro, ma insomma ho parecchi dubbi su Marco Mancosu. E ho detto, per la prima volta in un anno e mezzo che sta qui a Benevento, mi sono alzato in piedi e ho applaudito, tra l'altro con un dolore pazzesco perché la fede, insomma, arrecava dei dolori, sì, lancinanti alle mani.
E ho letto anche che Mancoso ha detto: mi sono liberato mentalmente. Sì. Com'è? Penso di avere una buona condizione mentale, quella fisica verrà col tempo. In campo sono più sereno, mi sono sbloccato psicologicamente. Ma ha detto anche un'altra cosa, secondo me, fondamentale. Al di là di questo aspetto dell'aspetto mentale, che è relativo, a mio avviso, ha detto: io mi sono trovato meglio perché finalmente abbiamo giocato palla a terra senza scavalcare continuamente la difesa avversaria, e questo sicuramente ci ha agevolato. Ecco, no, questo è un dato di fatto importante. Insieme a lui, però, un po' più arretrato, ho trovato la birra Icnusa, il pane Carasola a Carrefour e finalmente mi sono ambientato a Benevento. Aspetto solo che Daniela mi cucini il porceddu, poi penso faccio capocannoniere. Che è la fidanzata? No, Daniela è una nostra amica, di origini sarde. Okay, che salutiamo. È diventato veramente Radio Condominio oggi. Sì, ormai sì. Stendiamo un velo pietoso che Vacca si è levato di dosso, neanche fosse proprio un supereroe. Se l'è messo come un mantello. Ieri ha guidato un po' il centrocampo, lo ribattezziamo un po' il centrocampo della fantasia, questo del merendo di ieri, con un Vacca che ieri ha fatto vedere qualche colpo importante. Ha detto: cioè, se avessi giocato male anche ieri, cioè anche oggi, la prossima l'avrei giocata nel 2017. 2017. Sì. Insomma, Max, buona prova di Vacca. Buona prova e sì, personalmente mi ha convinto molto. E devo dire che però, come ne parlavamo prima con Peppe, è stato parecchio agevolato dal fatto che chiaramente il Lecce non portava una pressione costante sui portatori di palla e quindi su Vacca. E questo chiaramente gli ha permesso di svolgere le mansioni con più facilità. Però devo dire che la cosa che mi è piaciuta di più è stata la personalità che ha mostrato, che probabilmente gli avevamo visto solo all'inizio della sua avventura al Benevento. Io ricordo una partita del genere di Vacca, l'ultima giocata su questi livelli fu un Benevento-Novara. Sì. Quando vince 1-0 con il ritorno di Agori in panchina. Sì, con rigore di Felice Evaco. Il rigore di Evaco, sì. E fu quella l'ultima partita che ho visto fare a Vacca su questi livelli. Quindi questo sicuramente è un bel segnale e mi auguro che Carboni gli dia fiducia, perché la merita, così come l'hanno meritata anche prima i vari Derisio, gli altri giovani, Buonaiuto. Se la prende bene nel secondo tempo, quella fa gol. Dopo che ha saltato il suo diretto avversario. Parlavo di Derisio, no? Che ha fatto quel tiro, quel sì, sinistro controspiede sul contropiede. Insomma, buona prova anche di Carletto Davasto. Sì, ma è entrato con lo spirito giusto, ma anche Spinal, per dirti. Si è piazzato lì sulla sinistra in un ruolo chiaramente inedito per lui, quello di terzino sinistro, perché è subentrato al posto di Som. E l'ha interpretato nel migliore dei modi, lasciando pochissimo spazio a giocatori comunque temibili del Lecce, perché il Lecce comunque aveva Melara, poi dopo ha cambiato un po' assetto, però comunque aveva la gente e le persone capaci di mettere in difficoltà. Invece la squadra veramente tutti hanno interpretato al meglio Lecce, un match che Lecce si annunciava difficile. Sì, anche da Dinomi sembrava un imponente muro, poi alla fine abbiamo visto che insomma lo spessore era... Ma le facete solo per le soldi, solo per le soldi. Non lo so. Certo, c'erano due o tre del Lecce che... Siete proprio i puntati, anzi no. Sono 100 volte migliori di voi. Questo era riferito a noi, immagino. Beh, caro, chiaramente. Caro il nostro bel registello, che ci butti sempre questi... Adesso ti stacca il microfono. A spiovere. Qualcos'altro. A sprazze. Di Moriero, ricordiamo, oltre al fatto che ha detto... il mio campionato non finisce a Benevento, ricordiamo anche che ha detto che abbiamo giocato contro una squadra che ci è di molto superiore. Ma adesso sì, credo che al di là di quelli che sono i nomi presenti nel Lecce, ieri il Benevento, lo abbiamo detto a inizio trasmissione, ha dato dimostrazione di avere un impianto di gioco sicuramente più collaudato, fisicamente era avanti anni luce, ma ho visto anche un recupero di Mancoso che addirittura è andato a strappare la sfera dal centrale di difesa e quasi ha segnato, perché noi ci sono state tre o quattro occasioni prima del gol, addirittura c'era stato fischiato un rigore a favore, un rigore su Mengoni dopo appena penso 3 minuti e l'arbitro non se l'è sentita di fischiarlo, l'altro su Evago forse c'era un po' meno, lo ha decretato, ma poi tutto è stato invalidato dal fuorigioco dello stesso Evago. Cioè, parlare onestamente, trovare il pelo nell'uovo nella partita di ieri mi sembra molto molto difficile. Ho visto un po' in ombra onestamente Montiel, che diciamo nell'arco della partita forse ha
preso soltanto quel passaggio per Mancosmo, poi Mancosmo ci ha messo del suo nel segnalo, per il resto ha avuto una grandissima occasione. Il tiro sul gol di Evago. E il tiro sul gol di Evago, sì, però per il resto ha sbagliato tanto. Ci sta che qualcuno poteva stare in ombra ieri. È un po' il Montiel dell'anno scorso, quello che ti regala grosse giocate, ottime prestazioni, che poi rovina perché si deve intestardire in giocate assolutamente inutili. Max, se ci fai caso, sarà sicuramente una questione del destino che vuole che nel momento in cui Mancosu fa la prestazione diciamo oltre la media, Montiel viene meno, sì. E viceversa, diciamo. Non riescono a rendere al meglio, non riesco, perché però, insieme ben venga, con la Paganese è andato bene Montiel, sì, assolutamente, ripeto, abbiamo sempre dubitato sul fatto che potessero 97 minuti, ma questo sempre grande intensità, grande cuore, testa sulle spalle, sale sul pezzo, Astrazzi. dicevamo della coesistenza di Mancosu e Montiel, nell'impianto di gioco di ieri, vero, il Lecce ti fa giocare, si apre tutto, però possono probabilmente coesistere in questo modo. Con 15 euro te fanno crepa. Ecco, non si sa bene dov'è che ti... No, non lo so che è successo, forse il nostro regista Mario. Quindi positive le prove di Mancosu, di Montiel, un po' di tutti, ma soprattutto, anche se vogliamo, di questo pubblico. Proprio a loro dedichiamo questo bellissimo pezzettone di John Legend. Said vengeance is his, but I'ma do it first. I'm gonna handle my business in the name of the law. Oh. Now if he made you cry, oh, I gotta know. If he's not ready to die, he best prepare for it. My judgment's divine, I'll tell you who you can call. You can call. Pleasure in a man's pain, but my wrath will come down like the cold rain, and there won't be no shelter, no place you can go. Hey, hey, hey. It's time to put your hands up, time for surrender. I'm a vigilante, my love's defender. Non ci sarà pace fino a quando non troverò quello stupido che è proprio De Longis. E beh, l'hai trovato, che vuoi? Ecco, no, l'ho trovato finalmente. Ed è proprio lui il nostro stupido preferito. Ci scrive ancora Margherita, che prima, insomma, ci scriveva per fare
per fare un po' gli auguri di pronta guarigione alla sua amica Daniela. Ci riscrive ancora Gerardo. Così. Potresti rifare i saluti? Non ha sentito prima la mia amica. Ovviamente se puoi. E beh, se non ha sentito. E se piove, e me saranno pure cazzi tuoi. Scusa. Vabbè, ma noi l'abbiamo salutato. Sì. Però. Ma io non lo si salutiamo. Riascolta lo streaming e se lo risente. Non è che possiamo fare ancora radio richiesta podcast. Di condominio. Gerardo, podcast. Il podcast. Sono 2 anni e mezzo che facciamo mai stati lì. Ancora non distingui lo streaming dal podcast. Madonna, che lezione stai prendendo. Ecco, fate poco i simpatici. Anche perché vi aspetta il momento più frenetico di me stati lì. Che è quello di chi la spara più grossa. Non è pronto. Oggi proprio una puntata. Che bello, ragazzi. Stiamo andando proprio a morire. Malgrado i numeri, la scorsa volta quasi 900. Ora in diretta vedevamo 820, una cosa del genere. Più o meno 817 di streaming. 13. Di 813 di streaming. Erano due numeri che portano male. A sprazzi. Per chi la spara più grossa, va per primo dei due. Mogavero. Mogavero. Allora, Marco Mogaverosu, eccolo. Stasera c'è l'ultimo il posticipo di Serie A. Bello, bellissimo, Parma, un applauso. Tra Parma e Roma. E il centrocampista della Roma, Pjanic, per così stuzzicare, quasi per prendere in giro un po' i tifosi del Parma, ha postato una foto su Facebook di una forma di parmigiano reggiano con la scritta "Nessuno ha più fame di noi", coniando lo slogan della campagna abbonamenti della Roma. Secondo me ha preso in giro anche un po' chi ha coniato questo slogan della campagna. Massimiliano! Ecco, questo era Massimiliano Mogavero, però molto simpatico Pjanic, dai. Simpatico? Dai, Pjanic. Ok. Ehi, Andrea! Ma queste pubblicità anni 80, ma no, che brutta. Ehi, Andrea! Ma sembra anche... Bevi, Andrea! Ma no, bevi, dice ehi, Andrea! Ehi, Andrea! No, dice bevi, Andrea. Sì, vabbè, buonanotte. Tra l'altro è la voce di Oliver Hutton, non so se avete sentito. Ehi, Andrea! No, vabbè, ma è un noto, insomma, vabbè. Allora, mostra i genitali all'arbitro. Scusami, ora De Longis. Vabbè, grazie. Non faccio niente. Mostra i genitali all'arbitro e viene espulso. È successo in Inghilterra durante una partita di FA Cup. Protagonista il 21enne centrocampista del Croydon Athletic, Lewis Black, che durante il match contro il Colerswood ha reagito così dopo che il direttore di gara, dopo 20 minuti di gioco, gli aveva chiesto di togliere uno scaldamuscoli irregolare, nonostante non ne avesse uno di riserva. Black è uscito al campo per togliere... Ma che cos'è lo scaldamuscoli irregolare? Perché era lo stesso colore della divisa. Black è uscito dal campo per togliere l'indumento, ma quando l'arbitro gli ha chiesto di dimostrargli che lo aveva rimosso, il giovane ha abbassato i calzoncini... Ma che gli ha rimosso? Il giovane ha abbassato i calzoncini e mostrato il pene, ricevendo in cambio il cartellino rosso. Ah, pensavo un calcio nelle... Ero sbalordito, il virgolettato, sconvolto e arrabbiato. Ho appena tirato giù i pantaloncini per fargli vedere che non c'era nulla e lui mi ha espulso, ha detto Blake. In che altro modo potevo dimostrare che non c'era nulla sotto? Non lo so, anche questo che ha fatto l'articolo un po' così. Tutto ciò che mi interessava era fare una buona impressione al mio debutto. Ma non era No, mi è piaciuta molto questa storia. E invece adesso probabilmente dovrò saltare 3 partite. Te la potevi risparmiare, sta cazzata. Mi piace questa storia di saltare... Pantaloncini calati, cardellino rosso. Cardellino rosso. Cardellino, mi è piaciuto vabbè, molto. Vogliamo fare un applauso sul cardellino rosso? No, no. Questo era mai stati lì, era un applauso. Penso l'ultima puntata, sì, dopo questa ci chiudono. Che è regalato dai nostri amici. Margherita si lamenta ancora perché non abbiamo fatto, lo dobbiamo rifare, non lo rifacciamo. Ma sei una merda però. Vabbè, non è che uno possiamo fare tutto quello. Salutiamo. Ma le facete solo per le soldi. Sì. Per le soldi. Gli auguri solo dietro versamento. Salutiamo chi ci ha scritto sulla pagina, cioè Lelio Romano che ci scriva: secondo me il migliore in campo ieri è stato l'infortunio di Anaclerio. Ma no. Ma il povero cardellino Anaclerio, perché? Ne sa una più del diacono questo Lelio Romano. Salutiamo anche lo sciagurato Mugal che ci tempesta la pagina delle sue vignette. E noi siamo felicissimi. Il direttore La Monaca che ci ha messo prima il culatello, ricordando che lo stava facendo Peppe Carcea, poi la paparella. Sì, poi ci ha messo... Aspetta, ci arrivo. Poi ci ha messo uno, un guerriero, uno che urla, non so. Chiedono sulla pagina se mi sono divorziato. Massimo Zollo, no Massimo, ancora no, devo tornare a casa. Tra poi poco. Vediamo. Okay. Poi c'è un Francesco Santoro che dice: ma Mogavero avrà esultato al gol di Evacuo? Domani vi seguirò come sempre, però fatevi questa domanda. Un saluto chissà, a tutti. Chissà se avrà esultato. Ti comunico, anche, caro Francesco, che... E ti salutiamo. Il più grande qua in mezzo, quello che stima più di tutti Evacuo, è Gerardo Dello Iacovo. Quindi questa domanda la devi rivolgere a lui, ecco, che ci risponderà. Rivolta a me, ovviamente ho esultato perché il Benevento ha fatto un gol. Il 2. Hai esultato 2 volte. 2.
No, dico, nel no, l'altra caso, stava bevendo la birra. Nel caso particolare ho esultato in entrambi i momenti, perché il Benevento ha siglato un gol, tra l'altro un giocatore ha proprio difficoltà, valido, no, vabbè, ma lo riesce a pronunciare, è un ragazzo che felice. Non ci avesse mai. Ecco. No, salutiamo anche Alessandro Bombola che ci scrive sempre sulla pagina, che non si sente la trasmissione, ma in realtà no, dice: "Non vi sento, vedo solo che state pariando". E ti pare poco? Da notare anche la voce di Gerardo Cacis tra quelle dei 6.000 presenti. Guarda, allo sai stadio. Cosa che io non. Cioè, ci voglio almeno una decina di minuti per riprendermi dai gol. Cazzo, quindi, guardi. Appunto. Clemente ha fatto un altro gol a Taranto. Questo giusto insomma, per venire nel nostro. Tanti cari saluti anche al nostro amicissimo Luca Romano che ci scrive. Vabbè, dai, riprendiamo dopo la pubblicità. Riprendiamo dagli sprazzi e gli spruzzi. Luca Romano ci scrive: prima è finito pallone a Lecce, ecco. Prima di tutto, e poi ci scrive: volevo porti una domanda, ma secondo te Moriero ieri sera nella valigia ha infilato prima le mutande o i calzini? Questa è una domanda pure importante che gireremo nelle prossime settimane ai nostri ospiti. Nelle prossime settimane ci saremo o no, De Longis? Non lo so, lasciamolo in sospeso. Io vorrei fare un... dichiarazione di guerra molto pesante. No, la faccio, dai, che così. Dichiarazione di guerra? Di guerra, tu devi essere emissario di pace. Io faccio la dichiarazione di pace, ma Estetri fa solo dichiarazioni di pace. Facciamo un appello. A chi sta alla radio adesso? A chi sta alla radio adesso che ci sta ascoltando. Non sono serviti negli anni scorsi. Ok, vabbè, però ci proveremo anche... un appello a fine mestà di lì, E tu non hai appelli sulla lingua? No, assolutamente no. Gerardo, mi sto pentendo come un eunuco di quello che ho fatto nello sceglierti per questo programma. Guarda, quel giorno eravamo 3.000 qui fuori, mi ricordo ancora l'emozione di essere bravo X Factor. Il cast di Mai Stati Lì. Ho conquistato con un peto, comunque no. Un fischio e un peto, mi ricordo. Saltando. Volevo fare un appello. Possiamo la settimana prossima, che il Benevento riposa, che tutti siamo più riposati, che ci sbottoniamo la camicia, siamo belli tranquilli, avere il presidente Vigorito ospite o telefonico o qui in studio con noi? Facciamo la pace una volta per tutte, ci guardiamo negli occhi da persone di buon senso, quali sono almeno mi sembra tre quarti di questo studio. Io no. Che mocavero, vabbè, così. E sicuramente persone di buon senso, qual è l'avvocato Oreste Vigorito. Insomma, ci guardiamo un attimo in faccia, parliamo un po' del Benevento, ci facciamo una chiacchierata, Mario prende la Coca-Cola, sono le cose che facciamo. Perché devi prendere la Coca-Cola? Mario prende la Coca-Cola. Per lottare dopo. Cioè, non è che uno viene qua e non gli diamo niente, che offriamo niente. Se cioè, compra la Coca-Cola la beve lui. Carine da fare. Cercheremo in settimana di contattare i vertici della società di via Santa Colomba 121, giusto Massimo? Sì, giù di lì. Beh, tu non lo sai che non ci vai, là, e quindi non lo sai. Con questo noi vi diamo appuntamento, speriamo a lunedì prossimo, perché se riusciamo a fare questa noi ci saremo lunedì prossimo, se no ci sentiamo nel dopo... Dopo Pontedera. Nel dopo Pontedera. È possibile chiudere una trasmissione per 20 minuti. Non lo so, però. Infatti sono già le 15.02. Io vi mando un bacione, un calorosissimo saluto, soprattutto un abbraccio anche un po', insomma, un po' di speranza. Vuoi nominare speranza, tutti i parenti più no, stretti? No, un abbraccio di speranza alla moglie di De Longis, che purtroppo l'ha preso non esagerare, con sé. Un ciao da Gerardo Di Lo Jacopo. Ciao a tutti da Mario da Monaca. Da Massimiliano Mogavero, Andrea De Longis. E io vi volevo salutare con una cosa che riguarda gli accrediti di Semproni. Ahia. So che c'è stato un po' di maretta. Ah, così, sì, bravo, noi ci abbiamo l'abbonamento. Io dovevamo fare la pace. Ma pace è fatta, voglio dire, ormai, almeno da parte nostra. Quindi forse a lunedì prossimo. Lo dico prima o dopo, sipario. Dillo quando vuoi. Sipario. Ma che si è fermato. Te facessero un mazzo tanti, di uno pernacchione da qua fino all'eternità. Tu sei un gran cornuto. Io quando hai 53 anni ti posso dire 53 anni di abbonamento sono fatto, cornuto! A me l'accredito, ma chi me ne dà l'accredito? A te sto un dondito. Ma a me è quello che mi dispiace, ma perché non me ne venisse a dire in faccia? L'ha preso la coccia come lui, ha presente un citrone, l'ha preso. È provocatore, ma come poi, si può dire a me una cosa del genere, gli acri, ma questo le fanno apposta, no, e poi ringrazio infine anche chi ha scritto che me no legge. No, ma è giusto anche per far capire per far qual capire è il pensiero di alcune facciamo persone. Capire così almeno sgombriamo il campo da dubbi. Un grandissimo saluto ai tre strunzi di Maestà di Lì, un bacione a tutti quanti.